Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Sinistra e destra, cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a qui sinistra, il bagno in fondo a destra. Grito per la mia strada, meglio di niente, ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge. Oh, quando il dovere mi chiama, oh, rispondo e dico son qua. Oh, io ti ripicare Italia. Oh, sei la mia dolce metà. Shakerà il tuo telefono, forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in arsena. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore, ambizione, già dentro al mio starter pack. Buonasera, avevamo titolato ieri, ricorderete, una repubblica o un manicomio, perché non continui i colpi di scena, ripensamenti, marcia indietro, marcia avanti, insomma alla fine oggi si è trovata la quadra, cioè la proposta di ritornare con un governo Movimento 5 Stelle Lega ha avuto buon esito e quindi abbiamo titolato finalmente un governo. Ora autonomia subito, perché noi ci teniamo molto, abbiamo tolto temporaneamente il bandierone con Leon per la par condicio, ma a questo punto dovrebbe essere una passeggiata con Salvini, che è vicepresidente del Consiglio e ministro degli interni, e Di Maio, che è vicepresidente del Consiglio e ministro del lavoro. Ma a parte i due amici alleati rivali, sta di fatto che Cottarelli ha rinunciato a questo punto all'incarico, era già apparsa chiara ieri abbastanza la situazione. Oggi tra l'altro ci sono state ore di grande tensione con Giorgia Meloni, che sembrava potesse entrare nel governo come ministro della difesa, dopodiché pare ci sia stata la rivolta dei 5 Stelle e la nomina della Meloni è rientrata. Quindi domani mattina potrebbe già esserci il giuramento. Allora vi presento gli ospiti, poi dovremmo avere al telefono il governatore Luca Zaia, lo sentiamo tra mezzo minuto. Allora Enrico Zanetti, dottore commercialista, buonasera Zanetti, buonasera. Ex parlamentare. Pietrangelo Pettenò della sinistra veneta, buonasera. L'onorevole Roger Domenech del Partito buonasera. Democratico, bentornato. Grazie a Giampaolo Vallardi, senatore della buonasera. Lega. Buonasera a tutti. Grazie a Francesca Zaccariotto, che è assessore ai lavori pubblici al Comune di Venezia. Buonasera. Buonasera. E Corrado Callegari del Grande Nord. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie molto. Allora, come vi dicevo, abbiamo in collegamento, e lo ringrazio molto, il governatore del Veneto Luca Zaia. Buonasera Presidente. Buonasera, buonasera a tutti. Allora Presidente, abbiamo titolato finalmente un governo, ora autonomia subito. Sarà un percorso, diciamo a questo punto, facile, sarà comunque un percorso accidentato? Cosa ci dice a riguardo? Ma io spero che sia facile, lo spero anche per il futuro di questo governo, anche perché le aspettative che i veneti hanno sono aspettative altissime, e del resto quasi 2,5 milioni di cittadini veneti sono andati a votare il 22 ottobre del 2017 e hanno dato un segnale chiaro: il Veneto deve essere autonomo. Io quella sera nel commentare il risultato del referendum ho detto: non faremo sconti a nessuno, non li abbiamo fatti al governo del PD, non li facciamo al governo di Lega 5 Stelle, non li faremo a nessun governo, nel senso che c'è poco da discutere, poco da ragionare sul tema autonomia. Noi abbiamo un progetto, lo vogliamo portare avanti nell'ambito della legalità, del rispetto della Costituzione, che prevede la possibilità
di chiedere 23 materie e quindi noi chiediamo le 23 materie. Ecco, Presidente, agli affari col Parlamento c'è Erika Stefani alle autonomie, no? Significa che insomma, c'è un ministro della Lega in un posto chiave, insomma, no? Questo dovrebbe favorire ulteriormente l'autonomia, il fatto che ci sia un esponente della Lega e la Stefani vicentina? Ma guardi, io spero proprio di sì, penso che i presupposti ci siano tutti, abbiamo voluto con forza questo ministero e soprattutto che fosse in mano a un veneto, una veneta come nel caso della senatrice Stefani. Diciamo che il filo diretto e la facilità di comunicazione con un esponente così importante del governo che è veneto e che conosce la partita del referendum e ha sostenuto il referendum deve essere, come si può dire, foriera di un buon risultato e non sarà sicuramente giustificata da nessuno questa relazione tra la regione del Veneto e ovviamente il governo, nel senso che dico giustificata, nel senso che se i risultati non arrivano non ci sono giustificazioni, questo poco mi assicuro. Noi comunque abbiamo il progetto pronto, per cui come ho detto qualche giorno fa noi lasciamo un mese di respiro per l'insediamento e poi torniamo alla carica portando le nostre carte. Presidente, un'ultima domanda. Tanti temi su cui adesso il governo dovrà concentrarsi, il reddito di cittadinanza, la flat tax, la questione dei migranti, la legge Fornero. Qualcuno dice ma probabilmente non erano del tutto convinti di andare a governare, adesso saranno messi alla prova, no? Sia Salvini che Di Maio. Ce la faranno secondo lei? Ma guardi, io spero proprio di sì, anche perché i progetti sono progetti interessanti, poi possiamo stare qui a disquisire per ore, per giorni, per mesi e per anni su ogni singolo tema, però per la prima volta c'è una coalizione che si presenta e c'è una, più che una coalizione, due partiti che si presentano, c'è un contratto di governo bello chiaro per cui non lascia neanche spazio a fraintendimenti o divagazioni sul tema. C'è il punto, se non ricordo male, 19 del contratto di governo che parla dell'autonomia e di dare l'autonomia alla regione che l'ha chiesta, cioè non è che poi possiamo stare lì a dire ma non è, dobbiamo approfondire e capire. E così per molti altri temi, insomma, l'esempio della flat tax è uno di questi, la legittima difesa, piuttosto che il tema dell'immigrazione con i rimpatri e i respingimenti e molto altro ancora, gli asili nido gratis per andare puntualmente su un tema del sociale. Ricordiamo che oltre a Erika Stefani c'è anche Lorenzo Fontana, sì, che ha il Ministero sociale, la disabilità. Alla disabilità. Ma è alla disabilità, perché comunque crediamo che ci sia questa visione anche di attenzione ai meno fortunati della nostra comunità. Per cui anche questo sarà un Ministero che potrà avere spazio di crescita e anche di realizzare molte attività che abbiamo ovviamente proposto e promesso ai cittadini. Grazie molto Presidente, buon lavoro, arrivederci. Buonasera, arrivederci, grazie tanto. Ospiti, grazie tanto. Allora, aspettiamo i vostri sms, ovviamente, mandateci, diteci come la pensate, il governatore Zaia manderà a Roma del buon prosecco per brindare al governo grillino con i portaborse leghisti. Viva San Marco, cominciamo subito con le polemiche. Allora, dicevo, mandate gli sms, sento i TG che dobbiamo farci prestare i soldi per pagare i dipendenti statali, pensioni, infrastrutture, eccetera, ma allora le nostre tasse che paghiamo, che fine fanno? Onorevole De Menica, allora Martina è stato molto, molto duro con diciamo, i due leader attualmente in procinto di formare questo governo, ancora ufficialmente non c'è, ma insomma l'accordo è stato raggiunto. Io direi, prima di sentirla, vediamo un attimo la lista dei ministri col nostro regista Fabrizio Bazzoni, i nostri tecnici questa sera, così vi diciamo tutti i nomi uno per uno. Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il professore pugliese che, come avete visto, aveva tentato, poi non aveva rimesso il mandato. Vicepresidente del Consiglio, Ministro del Lavoro Luigi Di Maio, Vicepresidente del Consiglio, Ministro degli Interni Matteo Salvini, Rapporti con il Parlamento e Democrazia Diretta Riccardo Fraccaro, che è metà Veneto, metà Trentino,
Pubblica amministrazione, Giulia, buongiorno. Affari regionali e autonomie, dicevamo prima, la vicentina Erika Stefani. Ministro per il Sud, Barbara Lezzi, dei 5 Stelle. Ministro per la disabilità, Lorenzo Fontana. Ministro degli affari esteri, Moavero Milanesi. Ministro, si era parlato del Ministero degli Esteri a Savona, invece è andato Milanesi. Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, entrambi dei 5 Stelle. Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, è il preside della Facoltà di Economia della Sapienza di Roma, certo non un nome altisonante. Ministro delle Politiche Agricole, Gianmarco Centinaio. Ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli. Ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti. Ministro dei Beni Culturali e Turismo, Alberto Bonisoli. Ministro della Salute, Giulia Grillo. Ministro delle Politiche Comunitarie, Paolo Savona. È lì che è stato poi sistemato il professor Savona, e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, che era stato indicato come possibile ministro dell'Economia. Allora, onorevole Mele, con proprio una sua opinione anche sulla lista dei ministri, su questo governo. Ma adesso la lista io commenterei più un fatto politico rilevante, che è di fatto l'apertura di una nuova era sia per i 5 Stelle che per la Lega, perché diciamo che proseguiamo su una giusta strada, perché di fatto siamo nei confronti di un altro governo non eletto dai cittadini. Io esporto le parole che avevo sentito al momento della nomina di Letta, di Renzi, di Gentiloni stesso, nel senso che Conte non l'aveva eletto nessuno, non era presente in nessuna scheda elettorale, mi era giunta. Questa è una battuta, ma non tanto. Si sdogana un periodo storico della politica in cui lo scontro si è acceso e in cui soprattutto i termini, è stato un abuso dei termini, e questo governo inizia a bonificare, a riportare una normalità, per fortuna dico io, nel senso che un governo in cui i 5 Stelle si posizionano nel centrodestra definitivamente, perché con questa alleanza ovviamente li collochiamo in quella parte politica. Non sto facendo giudizi, sto solo facendo un'analisi politica della situazione. La Lega, che fino a ieri diceva mai con i 5 Stelle, si posiziona dentro il campo di un partito come i 5 Stelle, cioè riportiamo dentro uno schema di alleanze che, se qualcuno avesse provato a scommettere un centesimo di euro il 3 di marzo, probabilmente l'avrebbe perso, nel senso che non lo scommetteva nessuno, perché tutta la campagna elettorale è stata di odio degli uni contro gli altri. Uso questo termine perché sono le parole che usavano loro, non io, perché io, come sapete, non uso mai termini di questo tipo. Io voglio fare ora una riflessione politica importante. Entriamo nella Terza Repubblica per quel motivo, perché di fatto questo governo smentisce tutta la campagna elettorale. Qui della campagna elettorale non c'è più nulla, perché l'unica cosa, secondo me, corretta è che i partiti che hanno avuto il maggior risultato elettorale si sono messi d'accordo in un accordo politico successivo e si sono spartiti metà per ciascuno i ministeri, perché questo è il dato anche politico di quella lista lì. Ne vedremo delle belle, credo. Noi, come ha detto Martina e tutto il nostro gruppo dirigente, ci eravamo già collocati, prendendo atto delle elezioni, in una posizione ovviamente di minoranza parlamentare, perché questi sono i numeri, e saremo molto attenti partendo proprio dai temi che ci interessano di più. Insomma, noi siamo quelli del 116 e sono molto contento che il governatore Zaia rilancia, perché avevamo già firmato un accordo con il Ministero, con il sottosegretario Bressa, sull'autonomia, e quindi il mese di tempo glielo lasciamo anche noi, ma dopo incalzeremo decisamente per vedere i frutti, raccogliere i frutti del 116 terzo comma, che è frutto del centro-sinistra, che adesso può essere applicato fino in fondo, e quindi su questo, insomma, si può fare una battaglia insieme. Noi siamo qui per lavorare a favore sicuramente dei veneti. La situazione è molto interessante. Un altro dato importante è che tutto questo comunque ha fatto perdere 90 giorni di tempo agli italiani e al Parlamento. Io sono parlamentare, ho vissuto in prima persona, mai un periodo così lungo di trattative estenuanti e mai un'altalena di trattative, perché un giorno c'era, un giorno non c'era, un giorno c'era, un giorno non c'era. Per fortuna finalmente ce l'hanno fatta, e quindi adesso vedremo, li giudicheremo sui fatti. Allora, fa più paura il governo 5 Stelle Lega che quei quattro saltimbanco pregiudicati, spregiudicati, responsabili di caricare, che negli ultimi 25 anni ci hanno ridotto in braghe di tela, ma facendo braghe di seta ai banchieri. Senatore Vallardi, allora, ovviamente adesso si spera che i mercati, che erano un po' in tumulto, con anche preoccupazioni di tante testate estere che erano anche fin troppo forse
preoccupate, allarmate. Adesso in sostanza riuscirà il governo a riportare la calma, insomma, a tranquillizzare con le prossime mosse, diciamo, nei prossimi giorni. Domani mattina giuramento, vedremo se tra un po' uscirà il presidente incaricato Conte con la lista dei ministri, poi forse parlerà Mattarella. Ecco, siamo collegati attraverso il sito del Corriere della Sera, vedete la porta della sala della vetrata, vediamo se esce qualcuno, ve lo faremo vedere in tempo reale. Senatore. Ma secondo me ci siamo, ormai questo governo è nato o sta per nascere in questi momenti, i nomi dei ministri li conosciamo, se calmerà i mercati, io credo di sì, non è stato la nascita del governo a far schizzare in alto lo spread e a preoccupare, diciamo, gli organismi di stampa più alti tedeschi che gli altri. Quello che ha fatto impazzire un po' i mercati è stata la reazione un po' scomposta del Presidente della Repubblica, che non ha gradito molto la nomina di Savona in prima battuta, perché alla prima proposta del governo con Savona lo spread era rimasto più o meno stabile. Io credo che bisogna guardare avanti, sono ottimista, come lo siamo sempre stati, sulla nascita di questo governo, l'unico governo possibile, ma sì, sicuramente dopo tutti i tentativi che abbiamo fatto con i nostri alleati di far sì che fosse dato un incarico al centrodestra da parte del Presidente della Repubblica, abbiamo visto che sono falliti, perché non si è mai voluto dare un incarico a Salvini con la scusa che lui non aveva come centrodestra, come coalizione di centrodestra, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, non si raggiungeva secondo il Presidente della Repubblica il quorum, quando invece Salvini diceva lasciateci andare in Parlamento che la maggioranza la troviamo. Poi ci sono stati diversi tentativi, alcuni anche secondo me veramente allucinanti, quando si è cercato di far coinvolgere anche il centro-sinistra, ma se non altro dal punto di vista politico, perché era stato completamente bocciato dagli elettori, questo è giusto ricordarlo. Alla fine si è cercata l'ultima strada, che era la strada però poi forse che era quella effettivamente indicata dagli elettori, dove al sud si è votato il Movimento 5 Stelle e al nord si è votato in prevalenza la Lega, l'unica coalizione di fatto che è una coalizione più che politica, una coalizione sul programma, perché abbiamo visto che dalla stesura del programma tra Lega e 5 Stelle, prendendo il programma della Lega e sovrapponendolo con quello del 5 Stelle, coincidevano circa l'80-90%. Io credo che sia un bel programma, un programma che risolverà fin da subito quelli che sono le esigenze basilari dei cittadini, quello che vogliono i cittadini in questo momento, a partire dalla legge Fornero. Troppa gente è lì che aspetta per andare in pensione. Lavoro ai giovani, lo sappiamo benissimo, troppi giovani sono senza lavoro e troppi se ne sono costretti ad andare all'estero. L'autonomia fin da subito, abbiamo sentito con piacere il nostro governatore, sicuramente l'Erika Stefani, che è ministro agli affari regionali, è un valore aggiunto, un valore aggiunto in più, tra l'altro è molto brava, l'avevo in commissione speciale con me, una bravissima senatrice. Il ministro Fontana, ministro della disabilità, ricordiamo la situazione che vivono i tantissimi, purtroppo, disabili nel nostro paese, emarginati a 200-300 euro di pensione al mese, sono cose allucinanti per un paese democratico. Penso, sono convinto, sono ottimista che questo sia il governo della svolta. Allora, Pietro Pedrò, un governo politico, non tecnico, ci fosse stato il governo di Cottarelli si sarebbe andati a votare, non si sapeva se a ottobre o forse a dicembre, insomma qui inizia una legislatura e vedremo quanto durerà, ma di fatto certo. Dovrebbero, insomma, non è certo un governo con scadenza come sarebbe stato quello di Carlo Cottarelli. Il fatto di Savona che diciamo è uscito dalla porta e rientrato dalla finestra, è una sconfitta di Mattarella o va in un dicastero dove diciamo ha poco potere? Mi pare si sia giocata una partita un po', no, con tante sfaccettature. Intanto io penso che per tutti noi, a prescindere poi dal giudizio sul governo, vedremo poi nei fatti, è meglio che ci sia un governo di questa fattura, cioè di natura politica, piuttosto che un governo tecnico inventato che non aveva i numeri, solo zero voti al Senato e pochi voti alla Camera. Quindi voglio dire, meglio questo governo,
con meglio che il paese abbia un governo politico come hanno voluto le due forze politiche che hanno messo insieme fin dall'inizio, che si assuma la responsabilità di dare di fare delle scelte per il paese, difficili. Devo dire che io pensavo ancora, l'ultima volta ci siamo visti, un mesetto fa, circa un po' meno, che questa fosse l'unica soluzione dal punto di vista e politica e dei numeri che ne erano usciti, per come si era delineata un po' la discussione politica nel nostro paese, insomma, in qualche maniera, anche per delle scelte fatte da altre forze politiche, insomma, no? Vedo il Partito Democratico, cioè, quindi questa era l'unica possibilità. Devo dire che negli ultime settimane, negli ultimi giorni, pensavo invece che ci fosse una sorta di interesse più della Lega, insomma, a interrompere questo percorso, di andare all'ennesimo elezione rapida, eccetera, anche perché i consensi, quelli che vengono attribuiti alla Lega, sicuramente erano allettanti da questo punto di vista. Quindi il gioco su Savona, per venire alla sua domanda, mi sembrava un po' una sorta di gioco da per mettere in campo, insomma, un niente da parte di Mattarella e di tutti quelli che avevano spinto Mattarella a dare un no deciso in questa direzione, e quindi una sorta di capo espiatorio per andare alle elezioni. Così non è stato, perché alla fin fine anche la Lega, bene o male, non so se si è piegato Mattarella o si è piegato la Lega, io vedo che alla fin fine non c'è stato più un veto sull'Europa, non ci diranno a noi chi deve essere il ministro dell'economia che va a trattare in Europa sugli aspetti cruciali delle nostre relazioni europee. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa sera al Palazzo del Quirinale il professor Giuseppe Conte, al quale ha conferito l'incarico di formare il governo. Il professor Conte ha accettato l'incarico e ha presentato al Presidente della Repubblica la lista dei ministri, ai sensi dell'articolo 92 della Costituzione. Il giuramento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei componenti il nuovo governo avrà luogo al Palazzo del Quirinale domani, 1 giugno, alle ore 16. Il Presidente del Consiglio dei Ministri renderà ora nota la composizione del governo. Grazie. Ecco, allora avete visto il Segretario Generale, e adesso uscirà proprio tra pochi secondi Giuseppe Conte. La porta adesso si è richiusa, ma si riaprirà tra pochissimo. Francesca Zaccariotto, il centrodestra si pensava che Salvini potesse in qualche modo, almeno questo auspicava anche Berlusconi, lasciare i 5 Stelle e tornare, no, a casa, diceva Berlusconi. È una scelta di campo precisa, secondo me è una rottura totale del centrodestra da questo punto di vista, anche glielo chiedo anche in vista delle prossime amministrative, insomma, no? Cambia un po', vengono un po' alterati gli equilibri anche delle prossime elezioni, no? Sì. Oddio, abbiamo imparato che le politiche seguono un percorso e le amministrative un altro, insomma, sia per quel che riguarda i risultati elettorali, sia per quel che riguarda le alleanze, dal momento che a livello amministrativo il cittadino guarda a quelle che sono le persone e quindi va oltre i simboli, va oltre i partiti, e quindi mi auguro che questo avvenga anche per le amministrative del 10 giugno. Sinceramente, come è già stato dichiarato, io credo che per la seconda volta abbiamo disatteso a quello che è l'esito elettorale, perché io so che sono andata al voto il 4 di marzo, dove comunque c'è stata, tra virgolette, imposta una coalizione, nel senso che sapevamo che votando Forza Italia si votava Lega, votando Lega si votava Forza Italia o Fratelli d'Italia, quindi c'era una situazione o prendere o lasciare, e quindi comunque il cittadino faceva una valutazione rispetto a una composizione fatta da tre soggetti politici, dove poi è emerso, secondo il risultato elettorale, il leader, che in questo caso appunto era Salvini. Oggi bisogna prendere atto che quella che è stata la volontà dei cittadini non
non ha un riscontro rispetto a quello che è il governo. Questo è un dato oggettivo, insomma, non è che sia una critica, è cosa che abbiamo contestato fino al 4 di marzo anche al governo precedente. E quindi io credo che questo alimenti anche quella che è la delusione del cittadino rispetto a quella che è la politica, nel senso che alla fine diciamo chi ha votato il centrodestra alla fine si ritrova comunque un governo che è dato al 5 Stelle. Ed è vero quando si dice che comunque abbiamo fatto una coalizione nata perché doveva contestare e contrastare quello che era il movimento delle 5 Stelle, per questo si erano uniti i tre soggetti, e insomma sentir dire che più dell'80% del programma politico è un programma che è condivisibile o molto simile, insomma mi viene da pensare che cosa abbiamo dichiarato agli elettori fino al 4 di marzo. Allora è chiaro che dopo, quando ci diciamo ma perché la gente non va a votare, perché oggettivamente dice, la gente dice ma come, scusa, mi avete parlato di flat tax e litigavate con i 5 Stelle che non ne volevano sapere, quando si parlava di reddito di cittadinanza si alzavano schiere che contestavano i 5 Stelle, senza parlare della Fornero o comunque di molti altri aspetti. Dopo, se vogliamo dire che sicuramente oggi è meglio un governo politico che un governo tecnico, però mi diventa anche difficile dire che il governo politico è espressione della volontà dei cittadini. Quindi come cittadina sono particolarmente amareggiata e delusa. E quindi bisogna riflettere quando la gente non andrà a votare. Perché non andrà a votare? Perché perdiamo credibilità politicamente. Poi è ovvio che politicamente sappiamo e stiamo imparando che tutto è possibile, anche quello di dire che quanto si contestava fino a ieri e ci si batteva perché non avvenisse, vedi, il reddito di cittadinanza, oggi invece diventa un punto del programma condivisibile. Poi sa, le persone vanno messe alla prova, bisogna provare a governare per poi dire fare opposizione è molto facile, governare significa assumersi delle responsabilità, prendere delle decisioni e fare anche i conti poi con quelli che sono i limiti oltre alle risorse. Quindi sicuramente anch'io mi auguro che quelli che sono gli obiettivi importanti del nostro territorio come il Veneto possano essere rafforzati con un governo in sintonia con quella che è la regione, però so anche, perché me l'hanno insegnato, che purtroppo, come nel caso dell'autonomia, abbiamo bisogno di disponibilità economiche che questo governo dovrà dimostrare di recuperare per permetterci di raggiungere determinati risultati. Non possiamo far altro che metterli alla prova e vedere che cosa accadrà. Molto probabilmente, se andremo a fare i sondaggi fra qualche mese, magari non avremo questi risultati perché delle decisioni saranno prese. Concludo dicendo anche che oggi comunque abbiamo una situazione dove c'è una Lega con un 17%, con un Movimento 5 Stelle con un 33%, quindi anche quella figura di equilibrio che poteva trovare Salvini all'interno di una coalizione dove lo vedeva leader, oggi sicuramente è una figura che viene diminuita o a perdere rispetto ad un partito che ha il doppio dei voti che non quello della Lega. No, le ho tolto la parola prima perché eravamo collegati. Ragionamento che adesso si è inserito anche Francesca Cariotto, io sono pienamente convinto che è meglio il governo politico, anche perché la politica è soprattutto governare un compromesso, cioè non c'è poco da fare, e oggi viene messa alla prova un'alleanza che se negli aspetti, se vogliamo, di orizzonte eccetera, può trovare dei fatti comuni, sul piano del programma proprio non c'entra niente. Non prendiamo hanno comunque però fatto uno sforzo di mettere insieme un contratto di cui non si parla più, ma è un contratto di 40 punti. Che adesso sarà la base di un governo, per cui su quello verrà misurato. Io da cittadino, da italiano, da uno che comunque non ha votato nessuno di quelle due parti, dico ovviamente valuterò se ci sarà una riforma della Fornero e la quota 100 come promessa, se ci sarà la flat tax, se ci sarà la reddito di cittadinanza, perché sono aspetti, bene o male, che mi sembra
sembrano interessanti, quindi voglio vedere alla fine se ci saranno. Se questa è la sfida, no? Io dico appunto. Oltre che la sfida è anche la democrazia. È la democrazia, no, infatti io dico in maniera molto. Non è. È assolutamente di un'apertura verso appunto chi ha avuto un coraggio, però non si può, però quello che non si può dire è perché altrimenti le coalizioni nascono per fare le coalizioni, è un programma di coalizione. Qui non siamo di fronte a un cambiamento totale che può essere che anche funzioni perché hanno avuto il coraggio di farlo. Io li misureremo tutti gli italiani in questa direzione. Il grave, cioè, sarebbe, senatore Valadi, sarebbe di trovarsi di fronte, lo spero che non sia questo, a una grande stagione di demagogie, di campagne elettorali trasformate in governo, perché questo non sarebbe accettabile, perché il Paese ha bisogno di scelte concrete. Possono piacere a me la riforma della Fornero, magari ad altri no, mi piacciono sia a me che a lei probabilmente, ad altri no, però ci vogliono scelte, di fronte alle scelte, perché il Paese non ha ancora bisogno di campagne elettorali che addirittura camuffate da governo. Stiamo attenti a questo, perché poi altrimenti ne pagherà la democrazia. Questo allora, è quello che la dico. Porta della, che porta alla sala delle vetrate è aperta, è ancora chiusa, dovrebbe uscire a minuti il Presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte. Enrico Zanetti è stato vice ministro nel governo Letta e poi con nel governo Renzi all'economia, e quindi le chiedo, tutto quello che è stato annunciato, no, dal punto di vista delle cose, si parla sempre di coperture che non ci sono. Scusi, torno tra pochino perché c'è il Presidente del Consiglio. Ben ritrovati. Vi leggo la composizione del governo. Mi affiancheranno il deputato Luigi Di Maio, ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, che assumerà anche le funzioni di vicepresidente del Consiglio dei Ministri. Il senatore Matteo Salvini, ministro dell'Interno, che assumerà anche le funzioni di vicepresidente del Consiglio dei Ministri. I ministri senza portafoglio. Deputato Riccardo Fraccaro, al quale sarà conferito l'incarico per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta. Senatrice Avvocato Giulia Bongiorno, alla quale sarà conferito l'incarico per la pubblica amministrazione. Senatrice Avvocato Erika Stefani, alla quale sarà conferito l'incarico per gli affari regionali e le autonomie. Senatrice Barbara Lezzi, alla quale sarà conferito l'incarico per il Sud. Deputato Lorenzo Fontana, al quale sarà conferito l'incarico per la famiglia e le disabilità. Professor Paolo Savona, al quale sarà conferito l'incarico per gli affari europei. Poi ancora mi affiancheranno il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, professor avvocato Enzo Moavero Milanesi. Come ministro della giustizia, il deputato avvocato Alfonso Bonafede. Come ministro della difesa, la dottoressa Elisabetta Trenta. Il ministro dell'economia e delle finanze sarà il professor Giovanni Tria. Il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sarà il senatore Gianmarco Centinaio. Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, generale Sergio Costa. Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Danilo Toninelli. Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dottor Marco Bussetti. Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dottor Alberto Bonisoli. Ministro della Salute, deputata Giulia Grillo. Vi anticipo che proporrò quale sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
con funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri il deputato Giancarlo Giorgetti. Lavoreremo intensamente per realizzare gli obiettivi politici che abbiamo anticipato nel contratto di governo. Lavoreremo con determinazione per migliorare la qualità di vita di tutti gli italiani. Buonasera a tutti, grazie. Premetto adesso i giornalisti. No, ecco, Conte ha parlato, ha dato la lista dei ministri ed è uscito. Allora, avevo chiesto all'ex vice ministro Zanetti, no, le coperture dopo tutte le proposte e le iniziative che sono state annunciate, no? Ma no, guardi, ormai è una fase nuova e diversa, non sta più a noi dire che cosa è irrealizzabile, sta a loro dimostrare che quello che propongono è realizzabile, cosa che peraltro in alcuni punti di quel programma auspico anch'io, penso ad esempio alla flat tax, in altri onestamente no, perché continuo a ritenere, come ritenevo in campagna elettorale all'epoca, lo riteneva anche la Lega, che il reddito di cittadinanza sia un errore, non solo marchiano per il nord del paese, ma per il paese tutto intero. Ma intero. Solo il nome, reddito di cittadinanza, nella sostanza... Beh. È quello, sì. No, come è scritto lì al momento no, se poi lo attuerete in un modo che rimane solo il nome e di fatto sarà semplicemente un potenziamento del reddito di inclusione già approvato dai precedenti governi, sarà cortese tra l'altro anche averne da voi espressa dichiarazione in tal senso, noi lo accetteremo con piacere. Però appunto non è più il tempo in cui si deve dire che cosa è irrealizzabile, sta a chi adesso ha avuto i voti degli italiani non per questo governo ma per raggiungere in Parlamento, come sempre si è fatto, come è naturale che accada, tranne quando non stava bene a chi adesso lo fa a sua volta, i voti per avere una maggioranza parlamentare e portare avanti l'azione di governo. È chiaro che il cambiamento che si avrà nei prossimi mesi o anni, vedremo quale sarà la durata, io credo sarà anche un cambiamento importante in funzione poi delle prossime tornate elettorali, perché sarebbe stato davvero drammatico che si tornasse al voto senza questa possibilità di governo per due forze, Lega e 5 Stelle, che negli anni passati hanno scelto di fare un'opposizione tutt'altro che pacata, legittimo ovviamente, però hanno scelto di fare un'opposizione molto dura, appunto volta a delegittimare gli avversari prima ancora che a delegittimarne le scelte di attuazione politica di governo. Sarebbe stato un disastro perché avremmo avuto ancora una volta delle elezioni completamente asimmetriche tra chi, uscendo non solo dall'onore ma anche dall'onere dell'azione di governo, era inevitabilmente ammaccato dal duro confronto quotidiano con la realtà, e chi viceversa, non avendo avuto questo tipo di esperienza, poteva nuovamente presentarsi magari un po' anche fantasticando. Invece in questo modo, andando in futuro alle elezioni, dopo che anche chi non aveva avuto in precedenza una prova di governo l'avrà avuta, e dopo, ne sono convinto, anche se io non sono in Parlamento, ma ne sono convinto che avremo anche un'opposizione da Forza Italia al Partito Democratico molto diversa da quella che c'è stata nella passata legislatura, la nostra democrazia non uscirà più forte, perché nel nostro paese alla fine quello che è sempre stato fatto molto male prima ancora che l'azione di governo è l'opposizione parlamentare, rarissimamente opposizioni volte a riconoscere comunque il punto agli avversari, sempre sui temi e mai sulla delegittimazione personale. Il nostro paese invece serve questo. Io credo che in questa legislatura forze tra loro diverse ma simili in questo tipo di cultura come Forza Italia e il PD potranno dare un importantissimo contributo. Chiudo con un paio di considerazioni veloci sulla lista dei ministri. Sì. Innanzitutto, questo lo dico dall'esperienza che ho passato al MEF, giudico un errore grave l'aver compattato lo sviluppo economico con il lavoro. Con lavoro, sì. Semmai un'operazione che questo governo poteva fare, e io avrei applaudito alla grande già oggi anche su Facebook, l'avevo detto che se lo facevano gli avrei solo che fatto un applauso, era scompattare il MEF, cioè scompattare il tesoro e le finanze.
anziché fare quell'operazione di cui se n'era parlato in queste ore, quale che fosse il motivo, equilibri, era un'operazione che sarebbe stata preziosa per il paese, compattano altri due mega ministeri. Guardate che più è enorme un ministero, più è rarefatta la presenza politica. Comanda la burocrazia, il MEF fu fatto all'epoca perché c'era la sete di ultrapotere, da un lato di Visco nell'ambito centrosinistra, dall'altro di Tremonti. Adesso perché in tutte le occasioni, in questo complesso itinerario che si è concluso con la formazione del governo, grazie per il vostro lavoro e buon lavoro per il futuro. A 77 anni, insomma, fatto la sua parte tra critiche ed elogi, ma insomma, quelle parole. Alla luce di oggi, sinceramente, ha fatto bene, anzi. È da chiedersi perché domenica ci sia stata una rigidità che oggi è scomparsa, che attenzione ci è costata 144 milioni. Infatti, bruciati. Senta, anche quelli sono costi della politica, la politica è incapace. Ultimissima cosa, brevemente, domani alla riapertura dei mercati che succede? Perché stando Juncker, Moscovici, dovrebbe esserci un disastro, però. Cioè, stando all'Europa, il fatto che vi sia un governo politico è un fatto positivo. Quindi, poi è chiaro, c'è un contratto di governo con impegni importanti sul fronte delle spese e delle minori entrate, un pochino più vago sul fronte delle relative coperture. Ma allora, Corrado Callegari, certo, viene in mente un po' un film in cui c'era protagonista Claudio Bisio che viene così, diventa presidente per caso, lo vanno a prendere su una scuola, si ritrova a Quirinale, cioè Giuseppe Conte è veramente è un caso unico, credo, intanto nella storia repubblicana nostra. Cioè Nel film aveva fatto bene, però. Sì, nel film poi si era rivelato un grande presidente della Repubblica. Un successore. È vero, però voglio dire, fa una certa impressione vedere un professore che stamattina ha fatto lezione di diritto privato a Firenze, oggi al Quirinale, domani a Palazzo Chigi, no? Insomma, da nulla, perché non si sapeva chi fosse prima. Sì, diciamo che sicuramente è successo qualcosa di nuovo perché in questi tre mesi si è detto e si è fatto, ma anche in campagna elettorale, è detto tutto l'incontrario di tutto. Niente governi tecnici, niente tecnici, hanno messo un presidente del Consiglio tecnico, proprio i due partiti che più sparavano addosso al discorso dei tecnici. Poi abbiamo assistito a un segretario di un partito eletto in una coalizione, andare al governo con un'altra coalizione. E io mi immagino quello che ha detto anche la Zaccariotto, il sentimento degli elettori del centrodestra, ma sicuramente anche gli elettori grillini, che si sono visti il loro voto trasformato da una parte all'altra. Sicuramente se queste cose qua le avessero dette durante la campagna elettorale, non so come sarebbe andata a finire. Per quanto riguarda Giuseppe Conte, io non so se lui farà il notaio, ma mi dà tanta l'impressione, non lo conosco, però messo così sembra quasi che l'abbiano piazzato lì da fare da portavoce, come molte volte utilizzano i grillini nella loro struttura, che hanno il portavoce non hanno il segretario. Poi per quanto riguarda il discorso dell'autonomia che tu, direttore, ci tieni tanto, come ci teniamo tutti quanti noi veneti, voglio però rimarcare una cosa, che nel documento che è stato sottoscritto da Zaia con il precedente governo, da preintesa, no? Non si parla del residuo fiscale, perché la battaglia che è stata portata avanti, diciamo in 20 anni, parlo anche della mia appartenenza in passato della Lega, era quella di battagliare per il residuo fiscale, perché ricordo che ogni giorno i 5 milioni di veneti lasciano 10 euro a testa nelle casse di Roma, e di questa cosa qua non c'è traccia. Infatti io sono convinto che Bressa, il governo, abbia firmato subito, perché di fatto ci danno l'autonomia su alcune materie, e che è insindacabile, importantissimo, ci danno la copertura per queste materie, ma i 22 miliardi che noi lasciamo giù a Roma, o 15 o 20, perché c'è stata una disquisizione, quelli continueranno a restare lì. Ultimo argomento, per quanto riguarda il discorso degli investitori esteri, di quello che è successo con lo spread. Qua è da capire se Mattarella abbia agito di iniziativa sua o abbia avuto pressioni, ma comunque lo sfizio ce lo possiamo togliere prossimamente, perché se portano avanti
come azione di governo tutte le promesse economiche che hanno fatto, che non hanno copertura, bisognerà vedere come reagiranno i mercati, perché noi siamo di fatto una democrazia apparente, perché il nostro debito pubblico, un terzo, è in mano a investitori esteri, principalmente banche, che possono condizionare il nostro futuro, perché se domani non ci rinnovano i bot, come è successo nel 92-93 col governo Amato, finiamo come la Grecia. Cioè, questo bisogna che ce lo mettiamo in testa, che noi siamo un paese indebitato, che se fossimo un'azienda normale saremmo in tribunale a portare i libri. Autonomia sì, ce la danno sui denti, Roma e il resto d'Italia hanno bisogno dei nostri soldi, ma mi compro il cannocchiale per vedere l'autonomia, molto pessimista. Allora, stamattina, prima ancora che sapessimo cosa sarebbe accaduto poche ore dopo, abbiamo sentito i commercianti a Padova per le preoccupazioni che le categorie avevano in questo momento e hanno tuttora. Vediamo prima che fosse ovviamente presentato il governo a Mattarella, vediamo. Se non vogliamo far morire il centro di Padova, il centro di Padova, dobbiamo fare un parcheggio. In tutte le città in cui lei va hanno i parcheggi. All'Olimpico di Vicenza sotto c'è il parcheggio, a Verona... Ma dai, facciamo un parcheggio comodo anche per il centro di Padova. Parcheggio, parcheggio, parcheggio. Noi commercianti di questa zona ce lo aspichiamo tutti, dobbiamo dire la verità. Sarebbe comodissimo un parcheggio subito appena entri in Corso Milano, quindi sono favorevole. Ci serve un parcheggio necessario, però agevolato proprio per i lavoratori del centro, perché i lavoratori, cioè il centro è fatto anche dai lavoratori che vengono tutte le mattine. Commercianti, lavoratori, residenti, chi ruota attorno a Corso Milano e Via Verdi non ha dubbi, nell'ex caserma Prandina deve sorgere il parcheggio del centro città che dopo tanti annunci adesso sembra finalmente profilarsi all'orizzonte. Non interessano le beghe di palazzo ai cittadini, non interessano neppure le varie correnti interne a partiti o coalizioni che tirano per la giacchetta il sindaco Giordani e gli amministratori. Lunedì il sopralluogo nell'immenso spazio dismesso da anni, assessori Bressa e Michalizzi e commercianti fianco a fianco, ma il piano deve procedere. Il centro di Padova, lo ripeto, sta morendo perché non ci sono parcheggi comodi e qui la gente poi a piedi raggiungerebbe il centro, quindi rivivrebbe tutta la zona. Quindi se c'è un passaggio diverso è ovvio che magari su 100 persone magari 3 si fermano da me, all'agenzia, alla farmacia, poi magari uno è più motivato e magari si informa e comunque si ripristina quel Corso Milano, quella zona di entrata che era tipo 20 anni fa, era una delle zone più attive a livello commerciale. Ecco l'odissea di chi lavora in questa zona e non abita qui. I parcheggi in centro sono quasi 2 euro all'ora, improponibile per un lavoratore che ci sta 8 ore minimo. Lei come viene adesso? Allora, d'estate, devo essere sincera, vengo in bicicletta, anche se mancano piste ciclabili. D'inverno, purtroppo, devo preferire la macchina. Quanto gira per trovare un posto? Da mezz'ora, tre quarti d'ora. Dai, una media di mezz'oretta. E per chi non ci crede, ecco la prova: lasciare l'auto nello spazio blu, ammesso che si riesca a trovarne uno libero, costa 2 euro l'ora dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20. Chiedo scusa, questo era un servizio di Chiara Gaiani sui commercianti, ma in relazione alla mancanza di parcheggi a Padova. Invece il servizio che volevamo dare era sugli artigiani che erano stamattina preoccupati. Vediamo. Disagio, insicurezza, rallentamento. La crisi di governo viene espressa in queste tre parole dal presidente dell'UPA di Padova con riferimento alla situazione economica degli artigiani. Sono già 2 mesi che soffriamo un po' di rallentamento dell'economia. Stanno lavorando prevalentemente la meccanica e quindi legati all'estero. Ma per quanto riguarda la nostra economia c'è un rallentamento negli ultimi 2 mesi. Anche un calo della fatturazione? E quindi un calo anche della fatturazione. Gli ordini vanno piano. Gli italiani, i veneti, non stanno rischiando in prodotti o lavori artigiani. Attendono un governo politico quanto prima. Il possibile esecutivo verde-giallo, dice Boschetto, sarebbe una novità estrema per l'Italia. Comunque sempre migliore di un governo tecnico. In quanto non ha la sensibilità di rapportarsi con le imprese, con la popolazione. Ai politici in questo momento gli imprenditori artigiani chiedono responsabilità. Responsabilità vuol dire anche restare nell'Europa?
La responsabilità vuol dire anche stare nell'Europa. Noi crediamo nell'Europa, lavoriamo per l'Europa e quindi il mercato ormai si è consolidato così. Per cui penso che battere i pugni sia doveroso, però da battere i pugni a uscire, questo non lo considero per noi valido, per le nostre imprese, per le nostre famiglie. Servizio di Guido Barbato, Roger Vemenek, l'ex ministro Calenda, ha proposto un fronte repubblicano, no? Tutto il centro-sinistra unito, adesso... come la vede? Siamo stati impegnati negli ultimi 5 anni a governare un difficile momento di grande crisi e a far ripartire il paese. Proprio oggi ci sono i dati dell'Istat che spero non inizieremo di nuovo a contestare, visto che la campagna elettorale è finita, c'è un nuovo governo, ci sono tutte le condizioni per fare bene, ma i nuovi dati dell'Istat, gli ultimi dati dicono che insomma abbiamo raggiunto il picco massimo di occupati in Italia, siamo tornati al livello pre-crisi. Certo. Questo è un dato, vai, non è merito di nessuno, lo dico io, è stato il destino che ha voluto questa cosa qui, però questo è un dato. E la reazione, a me non interessa molto la reazione dei mercati, mi interessa la reazione del corpo produttivo del Veneto. Io in queste settimane, in questi lunghi 90 giorni, ricordo una delle crisi più lunghe dopo le elezioni, sono stato nelle aziende, ma l'abbiamo visto anche negli interventi, no? Quando si prospettava il piano B del professor Savona, mi pare che gli industriali veneti hanno dato un giudizio molto preciso su come la pensano sull'Europa. Confindustria, sui dazi, sì. Perché anche i dazi erano elemento di campagna elettorale o mi sbaglio? I dazi erano l'elemento della Lega Nord di campagna elettorale, per fortuna oggi non se ne parla più. Io dico questo, il paese ha bisogno di risposte concrete, vere, e non di una inutile e continua campagna elettorale. Questo è un grande momento per gli italiani, perché si passa dalla campagna elettorale alle proposte concrete. Io mi auguro che i provvedimenti buoni che abbiamo fatto, Industria 4.0, gli sgravi fiscali nel mondo dell'edilizia, cito alcune delle cose che sono oggi in movimento e che se vai nelle fabbriche ti dicono bene, continuate, non vengano toccati, e che poi venga realizzato tutto il pacchetto delle grandi riforme, perché è chiaro che a tutti quanti noi piace andare in pensione prima, prendere più soldi, magari prenderli anche senza lavorare, sono tutte cose, no, perché per un cittadino vuol dire aumentare il benessere, però bisogna farle e bisogna scegliere. Perché anche sul grande tema delle pensioni io mi auguro un governo che pensi sì a una risposta immediata. Noi ne abbiamo fatte 8 di salvaguardia della Fornero con 35.000 persone rimesse a posto, quindi pensate, anche noi l'abbiamo fatta la riforma. Però ecco, io aggiungerei questo, perché mi preoccupa anche questo, pensiamo alle riforme anche rispetto ai nostri figli, perché in pensione ci deve andare anche mio figlio che ieri ha compiuto 16 anni. Cioè dobbiamo dargli una prospettiva, non vorrei che noi costruiamo un pacchetto di manovre per l'immediato che risolvono i problemi in apparenza per il giorno dopo e che poi ci ritroviamo, come è successo nel passato, un fardello enorme che, lo ha detto prima chi mi ha preceduto, oggi in Italia si chiama debito pubblico, e quel debito pubblico possiamo arrabbiarci con chiunque, ma l'abbiamo prodotto noi, con i governi soprattutto dagli anni... fine anni 70, 80, 90, fino al 95, questa è la verità. Anche eh? In questi ultimi anni non è che in questi ultimi anni il rapporto debito-PIL, qua Enrico può venirmi... Il debito che genera debito dal 95 in avanti, esatto. Nel senso che chiudiamo in avanzo primario. Chiudiamo in avanzo primario, perfetto, tecnicamente. Però non è un problema, ma le coperture oggi non sono più un problema che ci riguarda da vicino, mi riguardano però gli interessi degli italiani. E quindi ti ripeto, se noi riusciamo a realizzare un programma così ambizioso da più di 100 miliardi, trovando tutte le coperture senza aumentare il debito pubblico, siamo tutti contenti e daremo una mano, esattamente come sull'autonomia, l'ho già detto, no? Certo. Ti spieghi un attimo il debito in avanzo. Cioè, noi abbiamo avuto nella fase, diciamo, della prima repubblica fino al 93, anni di grande incoscienza, dove chiudavamo con una situazione di deficit, cioè spese maggiori delle entrate, già prima degli interessi passivi, cioè effettivamente togliendo di mezzo gli interessi passivi che sono il costo del pregresso, noi già in quegli anni già così consumavamo più di quello che ci entrava, di cui il dire vivevamo sopra le nostre possibilità, fino al 93 è vero. Dal 93 in avanti l'Italia ha sempre
chiuso con avanzi primari, che vuol dire che, tolti gli interessi passivi che sono il carico e il pregresso, le entrate sono più delle spese. Il problema è che poi con gli interessi passivi vai sotto, ed è ovvio che se stai in deficit, anche se stai in deficit di pochissimo, dello 0,5%, che non ci siamo mai arrivati, e sarebbe un sogno, ma anche con lo 0,5, il debito a valori assoluti continua ad aumentare, per questo ogni volta che anche in questi anni sentiva dire il debito è aumentato di altri 40 miliardi. Ma che cacchio vuol dire? A parte che negli anni passati aumentava di 80-90 miliardi all'anno, e negli ultimi tre anni, dal 2014-2017, è aumentato di 40 miliardi all'anno. È ovvio, finché c'è un deficit, c'è un debito che aumenta, perché funziona come per le famiglie. Certo. La differenza sostanziale però è quello che è stato fatto fino al 93, irresponsabilità pura. Dal 93 in avanti, in alcuni anni meglio, in alcuni meno, ma c'è sempre stata la barra dritta. Senta, senatore, si è parlato ancora adesso di un rischio Grecia, no? Perché i problemi non sono finiti, 2.300 miliardi di debito pubblico e le imprese che purtroppo non ce la fanno, molte hanno chiuso, molte sono state anche rilevate da gruppi stranieri, insomma, no? C'è stato lo shopping e c'è tuttora lo shopping. Non paragonerei l'Italia alla Grecia, forse per il debito pubblico, forse la situazione economica, forse sì, ma le infrastrutture e le aziende che abbiamo in Italia non sono neanche lontanamente paragonabili a quello che c'è in Grecia, dove credo che l'Italia, non dimentichiamocelo, era la sesta potenza industriale, oggi siamo allo settimo, ottavo posto, quindi abbiamo una forza economica, se ci impegniamo, di non poco conto. E vorrei fare una riflessione su quello che diceva prima l'ex vice ministro Zanetti. Lui ha ragione sull'indebitamento, no? E effettivamente bisogna anche ricordare, parlava di circa 40 miliardi all'anno, 40-45, difatti da quando ci sono... Beh, è giusto dirlo, ma solo per fare una fotografia, negli ultimi sette anni di governo centrosinistra il debito pubblico è passato da 1950-1970 milioni ai 2.300 attuali. Per cresceva, le ragioni, cresceva forse, di 80 miliardi meglio all'anno, per ragioni, 2008, forse per le ragioni che hai detto tu non lo metto, non lo metto in dubbio, però questa è la fotografia che è giusto che i cittadini sappiano quello che è successo negli ultimi sette anni. Forse bisognava anche prima a fare delle misure, anche prima. Forse bisognava fare delle, beh, ma se andiamo indietro probabilmente arriviamo ad Adamo ed Eva, dobbiamo iniziare in maniera costruttiva a fare qualcosa che sovverta questa tendenza, in cui giustamente tu mi dicevi stiamo facendo un PIL che non è assolutamente in grado di neanche pagare gli interessi sul debito, e questo genera debito ulteriormente. C'è bisogno di uno shock finanziario. L'abbiamo sempre detto in campagna elettorale, la flat tax sarà giusta, sarà sbagliata. Io ritengo che sicuramente ridare una certa dinamicità all'economia italiana, rigenerare gli investimenti, rigenerare la fiducia dei cittadini, far sì che gli imprenditori abbiano fiducia in questo Paese, si possano anche attirare, come lo vogliamo fare, come l'abbiamo sempre detto, investimenti dall'estero nel nostro paese. Per fare questo c'è bisogno di fiducia, non certo di una politica di vessazione finanziaria come quella che abbiamo attuato in questi ultimi anni, dove sembrava che tutti gli imprenditori fossero delinquenti e che ha fatto sì che le tantissime aziende del nostro territorio siano andate all'estero, perché qua in Italia non riuscivano più a sopportare la pressione fiscale. E questo ha fatto sì che carenza di lavoro, tantissima disoccupazione, i nostri giovani, i migliori, ma non sono i migliori, hanno cercato fortuna all'estero. Poi una riflessione su quello che diceva prima Roger De Menec, quando diceva andiamo in pensione, a tutti piacerebbe andare in pensione presto. Sì, certo, ci piace andare in pensione presto, ma non ci piace sicuramente andare in pensione a 67 anni. Ci sono persone che a 67 anni, ma non occorre che pensare al minatore, ma anche al semplice muratore, al semplice contadino, come lo sono stato io e che lo sono ancora, ma che mi piace andare sui campi, quello che fa una vita sui campi a 67 anni non ce la fa più. Quindi non è che ci piace andare in pensione giovani, ritengo che l'attuale età pensionabile con la legge Fornero sia
da incoscienti, perché uno lavora una vita, intorno ai 60 anni ha anche il diritto di pensare e di potersi godere quello che ha realizzato. Sì, però Giboeri ha ricordato, se si abbassa l'età pensionabile saltano i conti, no? Io ho detto una cosa che secondo me la politica italiana fa poco. Noi dobbiamo fare dei patti con le fra le generazioni, sì, certo, non dei patti con alcune generazioni. Allora io dico questo, in pensione a 60 anni a me va benissimo, è giusto. Il vero problema è che quando tu fai una riforma dovresti, se sei lungimirante, non pensare a chi ti vota il giorno dopo, certo, ma pensare che in pensione ci deve, ripeto, andare mio figlio, suo figlio, cioè, sì, ma le generazioni che verranno votate. Perché in questo paese c'è stato un momento storico, gli anni 80, in cui pensavamo che per accontentare la gente e mandarla in pensione dopo 16 anni di lavoro abbiamo costruito quella cosa che si chiama debito pubblico. Allora questo mi permette di ho voluto puntualizzare, io non ho detto che mi piace andare a 67 anni, ho detto una cosa che è esattamente il contrario. Nella fase di completamento del ragionamento volevo dirti che ci sono tanti modi per poter compensare quelli che sembrano i soldi che mancano per poter trovare le coperture per mandare in pensione la gente ai 65, ai 60 anni o raggiungere la fatidica quota 160 anni più gli anni di lavoro, no? Perché questo è quello che è nel progetto Lega 5 Stelle. Ma basta, se noi pensiamo che solo oggi sono stati finanziati 6 miliardi di euro per pagare e l'accoglienza ai cittadini extracomunitari nel nostro paese, con 6 miliardi di euro probabilmente non sono sufficienti per risolvere la questione pensioni, ma sicuramente avrebbero aiutato molto per andare in quella direzione. Poi stiamo spendendo centinaia di miliardi di euro per comprare gli aerei, che abbiamo preso gli F-35 dagli americani, ne compriamo solo uno in meno, probabilmente di problemi ne risolveremo tanti. So che sto toccando una questione delicata, però sono ragionamenti da fare. Poi la riforma delle pensioni, abbiamo pensioni d'oro in questo paese, finalmente lei e 5 Stelle hanno detto sopra i 5.000 euro forse è il caso di pensarci, perché con 5.000 euro credo che un pensionato può vivere dignitosamente. Però Boeri diceva, se si tocca l'età pensionabile saltano i conti dell'INPS, no? C'è anche questo che anche a me piacerebbe, se si tocca tutti potessero andare in pensione sopra i 5.000 euro. Credo che sicuramente i conti dell'INPS migliorano, ma non basterà. Allora, Petenò, è giusto ricalcolare su 5 miliardi. Una cosa volevo chiederle, si dice sempre il governo delle destre, no? Cioè, però fino all'altro giorno i 5 Stelle, almeno da Berlusconi, erano considerati di sinistra con la patrimoniale. Un fenomeno politico molto contraddittorio, 5 Stelle, dentro c'è un po' di tutto, ci sono istanze che vengono dal mondo della sinistra, compreso anche uomini e donne del loro interno che vengono dal mondo della sinistra, altri che vengono dalla destra. È un movimento, come si dicono loro, al di sopra, diciamo, dei schieramenti, perché ormai oggi pare sia ormai tramontata, no, nella condizione generale, non si parla più né di destra né di sinistra, si parla di altro, no? Io credo che si ritornerà prima o poi a parlare di destra e sinistra nel senso dei valori, non tanto degli schieramenti. Loro si vantavano del fatto che avevano persone che non dovevano né alla destra né alla sinistra. Dopodiché io non so, sono molto laico in questo, sempre di più in questi ultimi anni, cioè uno di destra o di sinistra rispetto a quello che fa, cioè sono stamente, perché ci sono questioni di sinistra che vengono fatte in maniera, se volete, magari non è una collocazione che è stabile, duratura, eccetera. Mettere mano al cosiddetto stato sociale in Italia e mettere mano alla riforma del welfare più in generale, a cominciando anche dalle pensioni, è una sana manovra progressista di sinistra, non c'è dubbio, perché quello che è stato fatto sotto il mantra di dire ristabiliamo i patti, i debiti, eccetera, i patti con le generazioni future, diceva l'amico Rose, può starci, però io ti saprei dire trovare dove trovare le coperture, non perché sono un mago, ma perché ho visto tante scelte fatte dai governi, non dall'ultimo, anche dal penultimo, dal terzultimo, fatte per mettere i soldi in altri settori che non sono, che guardano alle classi meno abbiente. Forse se si mettevano meno miliardi sulle finanziarie,
sulle banche e si mettevano sullo Stato sociale. Forse se l'INPS non fosse stato caricato, oltre delle cose improprie dette prima, ma anche di farsi carico di chi non pagava i contributi prima, no, dopo le riforme del Fornero, ma prima, che sono stati caricati di tante classi, cose che sono state messe nell'INPS quando gli enti, le casse previdenziali loro non le pagavano, e l'INPS, cioè dove il lavoratore dipendente eccetera, paga, diciamo, l'INPS, alla fine quelli si sono sobbarcati anche cose all'INPS. Quindi, così come forse non basteranno i tagliare sopra i 5.000, capisco, nel paese c'è un problema di giustizia sociale oltre che di numeri. Va bene lo stesso. Ok, va bene lo stesso. Sì. Credo, così come non è utopia, in tutti i paesi europei, in quasi tutti, c'è questa cosa. Cioè, tu durante la tua vita lavorativa, e qua forse si va fatta una rivoluzione da questo punto di vista, nella tua vita lavorativa sei un grande, sei un bravo manager, non quelli nominati dai partiti nelle autostrade, nelle ferrovie, che destra e sinistra li ha sempre nominati indipendentemente dai loro risultati, ok? Cioè, quei signori di cui non serve neanche fare il nome, che prendevano buone uscite di milioni di euro dopo aver disastrato le ferrovie, l'Enel, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è responsabilità della politica. Ma se tu sei un bravo manager durante la tua vita lavorativa, privato o pubblico, privato meglio, il pubblico non deve avere un tetto secondo me, prendi milioni di euro, beato te, non sono invidioso, beato te. Ma quando vai in pensione, quello che hai guadagnato nella tua vita, dopo vai in pensione con 5.000 euro, 5, quello che è un tetto. Questo basta ed è la regola in moltissimi paesi europei. Non funziona in Italia perché? Perché c'è la clientela, il doppio filo legato alla politica. Questi signori che a che facciano tre parlamentari europei o nazionali, eccetera, di cui si fa sempre il nome, ma ci sono anche i capitani di industria, c'è gente che ha fatto, che prende 20-30 mila euro di pensione. E forse non bastano coprire i giovani, però onestamente è un po' di giustizia, un segnale di equità. Allora, insomma, scusate, chiedo scusa per te, no, ma abbiamo collegato da Roma il deputato del Movimento 5 Stelle, Federico D'Incanto. Buonasera onorevole. Buonasera per tutti, buonasera. Buonasera, allora finalmente abbiamo titolato, abbiamo un governo, ora si spera nell'autonomia. Cos'è che ha sbloccato un po' la situazione? No, fino all'altro giorno sembrava che non si potesse più sperare in una, molti elettori dei 5 Stelle della Lega avevano ormai rinunciato all'idea che si potesse avere un governo, e poi invece Salvini e Di Maio sono riusciti a riunirsi e a convincere il capo dello Stato che insomma potevano in ogni caso formare un esecutivo. Direi la caparbietà e la testardaggine delle tante brave persone che sono nelle 5 Stelle della Lega, che hanno voluto ricucire qualcosa che si era, diciamo, allontanato, e devo dire anche la caparbietà anche del capo dello Stato tenere aperte alcune posizioni e cercare appunto di richiamare le proprie responsabilità, diciamo, sia una forza politica che l'altra, per dare al Paese, diciamo, un governo che è assolutamente importante in questo momento, perché siamo accorti, insomma, inizio settimana, che senza un governo vi è una certa instabilità, piace o non piace, i mercati esistono, lo spread esiste, 2.300 miliardi di euro di debito pubblico esistono, e quindi occorre assolutamente che riusciamo a trovare, diciamo, una congiuntura, come è stato fatto. Contiamo i prossimi passaggi, insomma, tanta voglia di far bene. Senta, Dica, come sarà secondo lei il rapporto tra due leader molto, molto forte, insomma, no? Due caratteri di grande vivacità, e c'è chi dice, ma insomma sarà difficile che possano andare sempre d'accordo, perché anche su molti punti hanno posizioni non insomma spesso divergenti, no? Come sarà questo governo in cui c'è un Presidente del Consiglio certamente non coriaceo, almeno da coriaceo nel senso che inizia un'esperienza politica da pochissimo, e si dice un po' un vaso di coccio tra due leader molto forti che probabilmente lo condizioneranno molto, no? Beh, guarda, io credo questo, che sicuramente il sentiero, insomma, è poco battuto questo, nel passato non è mai successa probabilmente una situazione di questo tipo, sì. E tra l'altro non sarebbe stato da 90 giorni per poter arrivare al governo. Però credo che sia molto simile a quelle torte che magari non sembrano buone esternamente, ma che poi quando le assaggi piacciono parecchio, per cui credo che alla fine dei conti adesso in poi bisogna mettere, insomma, fatti concreti davanti, e sicuramente Conte, la sua prima uscita, la volontà di poter dialogare.
dialogare, parlare con una rappresentanza dell'associazione dei truffati delle banche, ha dimostrato come prima di tutto un interesse verso tutte quelle persone che hanno sofferto la truffa del risparmio, per cui io dai primi passi dico molto molto bene. Io l'ho conosciuto Conte ancora 3 anni fa quando viene in assemblea del gruppo parlamentare 5 Stelle a fare una descrizione del lavoro svolto su un tema per cui lui era mio vicino all'epoca e mi aveva impressionato. Sono molto felice che lui possa guidare il paese. Senta, sembra... Per poi avanti credo che mi auguro insomma, che nessuno voglia semplicemente far partire un governo, ma che ci sia una forte volontà di farlo durare 5 anni, perché mi aspetto questo. Certo. Senta, si era parlato della possibilità di Giorgia Meloni come ministro della difesa e comunque con un sostegno proprio all'interno del governo, poi questa scelta è sfumata. C'è stata effettivamente una protesta di una parte del Movimento 5 Stelle che non voleva che il governo diventasse troppo di destra? Beh, io credo questo, che alla fine dei conti abbiamo fatto un percorso con la Lega, abbiamo fatto un percorso di un contratto, abbiamo insomma, discusso, parlato in maniera animata. Oggi è l'ultimo giorno, perché poi alla fine dei conti domani si andavano a sciogliere di nuovo praticamente le Camere, si andava a votare il 29 luglio, è chiaro che forse i numeri del Senato potevano sembrare poco, ma sono già a 171 o 173, quindi anche molto di più di tanti governi del passato, per cui direi insomma che chi vuole votare la fiducia al governo del 5 Stelle Lega ben venga, ma insomma l'accordo è stato fatto tra 2 forze politiche e non tra 3 forze politiche. Grazie D'Incà, aspettiamo in studio, speriamo sempre di avere esponenti dei 5 Stelle qui a Focus per avere anche una completezza delle posizioni. Grazie molte. Beh, hai ragione Luigi, però certe volte succede che bisogna rimanere in silenzio per non dare possibilità ad equivoci. Io ho rispettato questo silenzio nel corso del tempo, sono felice di tornare adesso che finalmente possiamo iniziare a lavorare per il bene del paese e per il bene del nostro bellissimo Veneto. Bene, grazie molte D'Incà, grazie, arrivederci, buon lavoro. Allora, Francesco Zaccariotto, è la fine della vecchia politica questa, no? Qualcuno diceva in questi giorni, ridateci Andreotti, Forlani, almeno Craxi, che loro erano uomini decisionisti, e insomma non c'erano questi tempi lunghi, le cose le facevano. Ma dipende dai punti di vista, visto l'accordo non mi sembra che sia una fine della vecchia politica, anzi mi sembra che abbiamo dimostrato che è possibile insomma raggirare tranquillamente anche ancora il nostro elettore, perché come ho detto prima insomma credo che questo non sia il governo che il popolo ha votato, che ripeto adesso staremo a vedere come è possibile che tutto quello che prima era criticato e contestato oggi si possa attuare, quindi gli obiettivi che si sono dati sono obiettivi che entrambi vedono come obiettivi ambiziosi. Dobbiamo vederli lavorare. Io credo che continuiamo a non fare delle belle figure, ecco, insomma, abbiamo impegnato appunto 90 giorni, ma bastasse che avessimo impegnato i 90 giorni, credo che ci sia stato anche un altalenarsi, no, di posizioni, di decisioni che hanno portato per la prima volta addirittura insomma un Presidente della Repubblica a dover intervenire, cosa mai accaduta prima d'ora, con poi forse, ritornare forse, anche forse se non interveniva avremmo già il governo insomma. Ma forse magari qualcuno aveva bisogno di fare un braccio di ferro, che alla fine per quel che mi riguarda ha dimostrato che il braccio di ferro più forte l'ha tenuto il Presidente della Repubblica, tant'è che oggi non comunque non siamo arrivati, ma non è che sia una provocazione, è un dato di fatto. Dopo è vero anche che c'è una dignità per tutti, magari se io non sono voluta prendo altre decisioni, c'è chi invece come Savona ha deciso che tranquillamente usciva dalla porta e entrava dalla finestra, ma sono decisioni che questa è la vera vittoria, dire, forse questa è la vera vittoria. Ma può essere vista come il bicchiere, no? Può essere visto mezzo vuoto o mezzo pieno, intanto quindi lui è può là, essere una intanto, vittoria. Intanto lui è là, adesso dimostrerà. Ma infatti in grado credo che fare. Oggi, come tutte le situazioni, c'è un momento per discutere, per criticare e per combattere, poi c'è un momento in cui
si deve partire a lavorare. Adesso questo è il nostro governo, che ci piaccia, che non ci piaccia, voglio dire, però è un governo che, a cui noi oggi chiediamo non solo di lavorare per recuperare il tempo perso, ma anche per garantire le cose che ha promesso, che si è impegnato, e quindi non possiamo che stare qua, insomma, a guardare. Quindi questo è un senso anche che di responsabilità che ognuno di noi, soprattutto chi fa politica, deve avere indipendentemente dalle appartenenze. Senta Zaccagliotto, come influirà questo asse 5 Stelle Lega sulle amministrative, no? Si vota ovviamente Vicenza, Treviso e in altri comuni come anche San Donato di Piave. Sì, io come ho detto prima, direttore, credo, almeno per l'esperienza che ho, non ho mai trovato lo stesso dato delle politiche nelle amministrative. Perché? Perché esiste un rapporto con il soggetto che si propone, che si candida, che è diretto quasi con il cittadino, e quindi io credo che il cittadino vada oltre a quello che è il simbolo. Sicuramente c'è un effetto trascinamento dei simboli, però insomma io spero che l'elettore guardi a quello che è stato fatto in un territorio e quindi alla necessità o di confermare o di cambiare in relazione ai risultati che si sono ottenuti. Ovviamente adesso già si parla, no, di rotture del vecchio centrodestra, perché già si vedono gli accordi firmati tra Lega e 5 Stelle. Ecco, io andrei cauta. Perché se queste cose si possono raccontare con chi non si conosce, difficilmente possono essere credibili tra soggetti che a livello locale, insomma, non hanno mai trovato alcun punto di intesa. Aspettiamo il 10 di giugno e dopo andiamo a vedere che tipo di accordo. Ovviamente da persona di centrodestra io mi auguro che il centrodestra possa andare compatto e che oggi, per delle necessità che sono state valutate, abbiamo una determinata situazione a livello di governo, ma che nelle realtà locali sia possibile andare avanti, insomma, come si è andati avanti fino adesso con il centrodestra composto da anni nella stessa maniera. Magari allora per il Grande Nord e diciamo per anche i movimenti così che sono per l'autonomia o per l'indipendenza, insomma, si vogliono, sono antistato in qualche modo, no? Che spazio c'è con la Lega al governo ed è anche molto egemone in Veneto in particolare, no? Adesso staremo a vedere la Lega che cosa farà giù a Roma insieme con i 5 Stelle. Io sono rimasto un po' meravigliato dalle affermazioni di Vallardi quando appunto ha parlato, ha enfatizzato un po' questa sfida, il braccio di ferro, questo qui che è stato accettato lo stesso, quindi vuol dire che per 3 mesi abbiamo giocato sulla pelle delle aziende, perché ricordiamoci che le aziende col discorso dello spread nei giorni scorsi ci hanno rimesso soldi, i problemi delle imprese che hanno avuto per 3 mesi il paese fermo, senza contare anche i 3 mesi precedenti, perché sappiamo che quando finisce una legislatura per 3 mesi l'attività parlamentare si blocca. Quindi diciamo che per me non inizia questa esperienza loro con i migliori auspici, visto quello che è stato fatto fino ad oggi. Ora staremo a vedere, dai numeri che dava il grillino prima, diceva che sono sicuri alla Camera, al Senato, ne hanno in abbondanza, quindi alibi non ne hanno. Siamo tutti quanti qua in attesa, perché la lista della spesa che è stata fatta è lunga. L'unica cosa che a noi indipendentisti interessava era quello di vedere se c'erano tracce del famoso residuo fiscale che dicevo prima, perché è stato un motivo per cui io sono entrato in politica 25 anni fa. Non ne vedo traccia, anche perché il partito con cui ero entrato ha proprio cambiato anche fisionomia, genetica e tutto, non è più la stessa cosa di prima, non parla più degli interessi del nord, perché ho sentito anche adesso, viene fatto il ministro che cura il sud, però sinceramente, ministro che Vallardi,
Ti ricordi le battaglie che facevamo assieme? Ma non se ne parla più, cioè, un ministro del nord non c'è, facciamo un ministro del sud, perché il sud continua ad aver sempre bisogno, perché ha bisogno di forestali, ha bisogno dei lavoratori socialmente utili, cioè tutte queste robe qua, io resto veramente senza parole, ti conoscevo con un'erba pura molto diversa una volta. Ministri del nord mi sembra ce ne siano tanti in questo governo, ne abbiamo elencati. Ministero del sud, non ho sentito parlare. Non mi ero sbagliato. Bene, però non sento parlare del residuo fiscale, non che mi è ero, la battaglia non mi ero, cui abbiamo iniziato all'inizio degli anni 90. Non mi ero affatto sbagliato, nel senso che ministri residenti in nord oggi ne abbiamo, mi sembra, parecchi, al contrario di tanti altri precedenti governi dove mi sembra i ministri del nord non ci fossero, quindi forse è meglio avere delle persone che conoscono la nostra realtà. E io credo che la Erika Stefani, come ministro degli affari regionali, sicuramente qualcosa di positivo lo farà. Ma al di là del fatto che ci stiamo un po' parlando sopra questa sera, stiamo un po' come muovendo l'acqua, nel senso che tutti quanti diciamo bisogna che questo governo, tutte le promesse che ha fatto, cioè, guardiamo anche il lato positivo, che finalmente è partito questo governo, no? Dopo 90 giorni circa, è colpa di Salvini, ma secondo me a Salvini forse bisognerà anche rendere merito, bisogna anche rendere merito che ha fatto di tutto per far partire questo governo. Credo che Allegari è particolarmente frizzante questa sera, non so cosa lo stia stuzzicando, forse il fatto che non è più all'interno di un movimento che lui ha voluto scaricare, invece questo movimento è riuscito, che è il movimento della Lega, che è riuscito finalmente a ottenere l'autonomia, che ricordo che l'autonomia non ce l'ha concessa. No, voi non siete riusciti a ottenere l'autonomia perché avete fatto. Parla tu finché hai finito. Se dici delle cose che non stanno nel cielo intero, devi dirci delle cose. Quando hai parlato tu, non so se le cose stavano nel cielo intero, però ti abbiamo lasciato parlare. Stavo dicendo che l'autonomia non è che ce l'abbia data nessuno o ce l'abbia regalata il governo di sinistra. Il referendum per l'autonomia abbiamo dovuto fare un ricorso alla Corte Costituzionale, la quale di diritto ci ha detto potete fare il referendum sull'autonomia, ok? Perché è giusto far puntualizzare anche questo, perché sembra che anche il governo di centro-sinistra ci abbia regalato l'autonomia. Vuoi spiegarlo veramente bene o vuoi ancora ma mi sembra che sia corretto questo, perché sai che la Corte ha bocciato tutti i quesiti fuorché quello relativo al 116 terzo comma, e giustamente e quindi tu non hanno ha bocciato tutti i quesiti che erano fuori dalla Costituzione, e ha fatto bene il presidente Zaia a ribadire nell'intervista di un'ora fa che lotteranno per avere l'autonomia prevista dalla Costituzione. Perfetto. Ma il 116 terzo comma, chi l'ha riformato? Che l'abbia fatto il governo di centro-sinistra, però la Corte Costituzionale, abbiamo dovuto fare ricorso alla Corte Costituzionale per poterlo fare. I ricorsi avete persi la Corte, avete lasciato passare solo quello del 116. Le informazioni bisogna dare, perché se no io rilancio benissimo. Quindi la vostra forma di autonomia, e ti ripeto che io sono d'accordo, è quella di prendere i 9 decimi e tutto il residuo fiscale. No, dillo. Ci proviamo. Sì, no, perché Zaia ha detto un'altra cosa. Credo che sia corretto. Ma non stiamo tutti difendendo Zaia, nel senso che il 98,1% dei cittadini del Veneto vogliono l'autonomia. Abbiamo scoperto che tutti sono autonomisti. E questo ci fa particolarmente piacere. Che poi riusciamo a portare a casa il residuo fiscale, come dice Callegari, è sempre stato l'obiettivo primario, perché in questa regione, il Veneto, se potessimo avere gli stessi benefici che ha il Trentino, al Friuli o le regioni o le province a statuto speciale, molto probabilmente avremo i soldi per affrettare le strade, avremo i soldi per mandare i bambini all'asilo gratis, avremo i soldi per aiutare le famiglie in difficoltà, avremo i soldi per dare un qualcosa in più ai comuni che oggi non riescono neanche ad arrivare più a comprare la carta igienica nelle scuole. Questo è il vero problema di questo paese. Poi quella che è la strada, Roger, scusami un attimo, poi ti lascio parlare finché vuoi.
Che poi la strada per arrivare all'autonomia, siete stati bravi voi, ho qualche dubbio, visto che sono 20, qui no, devo okay. dare ragione a Calegari, devo dare ragione a Calegari che sono 25 anni che stiamo lottando in questa direzione. Ok? Quindi sono 25 anni che prima si chiamava Lega Nord, oggi si chiama Lega, però l'obiettivo da raggiungere è questo. Se poi alla fine abbiamo condiviso che per poter raggiungere questo obiettivo dovevamo fare un partito a livello nazionale, perché poi alla fine i problemi del Veneto sono i problemi anche di tantissime altre regioni, è stata una strategia politica che molto probabilmente è anche vincente, visti i risultati elettorali che abbiamo avuto, che hanno fatto passare la Lega dal quello che era il 3%, perché ricordiamoci che la Lega è partita da un 3% e che con Salvini è arrivata al 18%, quindi forse questa è stata una strategia vincente. Oggi sono convinto che certamente dovremo dimostrarlo, ma lasciate tempo a questo governo che è nato da un'ora. No, io facevo una domanda tecnica, io dico, la strada per l'autonomia del Veneto che a me interessa in maniera particolare è quella del 116, oppure dici che ci mettiamo a tavolino, facciamo una riforma costituzionale, diamo l'autonomia più come perché siccome io ho già depositato a me va benissimo l'autonomia costituzionale della provincia di Brescia, a me va benissimo che sia quella del 116, l'importante è riuscire a portare a casa il risultato, quindi stiamo dentro il sedime. No, perfetto, era giusto. Allora scusate, tra un po' dobbiamo andare in priorità. Ricordo che la Protezione Civile ha lanciato l'allarme per possibili dissesti idrogeologici nel Bellunese, nel Cadore in particolare. Borca di Cadore si prevede qualche problema, per cui insomma, soprattutto se andate verso Cortina, sapete che domani, tra stanotte e domani pomeriggio, è una fascia molto delicata, sì. Temporali e grosse precipitazioni. Allora, Enrico Zanetti ci deve lasciare tra poco. Che cosa succederà secondo lei, soprattutto nelle prossime settimane, insomma? Ci attendono settimane interessanti, ci attende sicuramente un settembre-ottobre da seguire con attenzione gli sviluppi legati alla legge di bilancio, perché in legge di bilancio possono essere fatte teoricamente tutte le cose che sono presenti nel contratto di governo. È chiaro che è giusto rivendicare con orgoglio, come ad esempio fa la Lega, di essere partita con la segreteria di Salvini dal 3% e essere arrivata al 18%. È chiaro però che c'è arrivata promettendo molto e quindi creando grandi aspettative, perché è chiaro che in questa campagna elettorale, lo dicevamo prima, non si è combattuto ad armi pari, perché c'è chi usciva da un'esperienza di governo e faceva delle proposte in chiave prospettica importanti, ma comunque ancorate alla sua esperienza di governo e quindi alla consapevolezza che ci sono poi dei limiti e desideri, e c'è chi invece ha presentato un programma che, ripeto, sta a lui adesso dimostrare che è realizzabile, non io a fare il signor no, da 100 miliardi e passa, perché in realtà è di più, ma mi fermo a quello che loro stessi certificano, cioè da 100 miliardi di interventi, e voglio anche vedere se avessero, come dire, se con proposte di questo tipo, che sono la somma di questi due movimenti che hanno avuto così tanto dal punto di vista elettorale, se non avessero avuto risultati importanti sarebbe stato strano. Certo, adesso si entra in una fase in cui, ma al di là dell'entità è anche poi la qualità dei provvedimenti, perché ad esempio, se lo ripeto, io sono contrarissimo al reddito di cittadinanza, mentre sono a favore della flat tax, però anche sulla flat tax c'è modo e modo di farle, non a caso nel programma di governo del centrodestra non avevamo messo aliquote perché c'erano visioni diverse, Forza Italia e diciamo tutto il centro della coalizione la vedeva in modo diverso, pensava a un'aliquota al 23 con una no tax area a 12.000 euro, perché? Non perché voleva dare un'aliquota maggiore, ma perché come la declinavamo noi, sui redditi più bassi non si correvano rischi. Qui invece con un'aliquota bassa, ma eliminando tutte le detrazioni e deduzioni, per i redditi bassi si corrono rischi. Faccio solo un esempio, ma può essere moltiplicato per molti casi. Questo governo istituisce il Ministero della Disabilità. Auguri al povero Fontana quando dovrà spiegare che mentre fanno un ministero, abolendo tutte le deduzioni, e quindi anche le deduzioni per spese mediche per disabili, che valgono 1 miliardo e 20 milioni, sono state usate per 1 miliardo e 20 milioni da 252.000 contribuenti, ai 182.000 e 20 contribuenti di questi 252.000 che hanno redditi fino a 26.000 euro, con l'aliquota del 15%, ma con l'eliminazione di oltre 4-5.000 euro annui di deduzioni di questo tipo, pagheranno di più. Sto parlando di 182.000 e 20 contribuenti e famiglie.
Ovviamente qual è la risposta che appena se ne renderanno conto, ma forse se ne dovevano rendere conto prima, ci daranno? No, ma allora questa deduzione non la togliamo. E via via faranno con altre, e quindi 50 miliardi diventeranno 70 miliardi. Bisogna farle bene le cose, non farle solo perché c'è la campagna elettorale, perché poi si paga. E grazie. Temo che anche provvedimenti giusti come questo non vedranno la luce perché fatti un po' alla carlona, ma speriamo. Grazie a Zanetti, poi ci rivedremo in studio prossimamente, e poi vedremo anche chi andrà al G7, chi andrà alla riunione in Europa dei primi ministri, insomma chi andrà al vertice NATO. Beh, adesso ci dovrebbe andare Conte, Giuseppe Conte, che da questo punto di vista sarà un neofita, no? In Europa, ma insomma vedremo come andranno le cose. Pubblicità, salutiamo Enrico Zanetti, entrerà Giuseppe Albano, state con noi, torniamo subito per la seconda parte, grazie. Che disastro.